segni di amore alla Sacra Scrittura. Il primo è quello che fa il sacerdote alla fine del Vangelo, che bacia le Sacre Scritture. Apriamo la Bibbia e gli diamo un bel bacio, che è un segno di amore a Gesù, che è la parola di Dio vivente. Come veneriamo l'Eucaristia, veneriamo le Sacre Scritture. E poi una preghiera che c'è nella messa, che vorrei che facciate con più coscienza, un segno che c'è nella liturgia. Avete notato che prima del Vangelo noi facciamo tre segni della croce: uno sulla fronte, uno sulle labbra e uno sul petto, che sono dei segni di venerazione alle Sacre Scritture, alla parola di Dio che si ascolta nel Vangelo. E noi adesso questo segno lo accompagniamo con una preghiera, la cui sostanza è questa: chiediamo al Signore che la sua parola penetri in noi e rinnovi i nostri cuori. Che la sua parola penetri in noi, ci dia un pensiero simile a quello che ha il Signore, e rinnovi gradualmente la nostra vita. Voglio dire anche un'altra cosa che voi forse non sapete: il Papa Benedetto XVI ha scritto un'esortazione apostolica tutta sulla parola di Dio, che si intitola Verbum Domini. Ecco, verso la fine di questa lunga esortazione, un libretto, lui dice: è il tempo nella Chiesa di un nuovo ascolto della parola di Dio, e solo così avverrà una nuova evangelizzazione. Quindi un obiettivo del nostro cammino di quest'anno è di avvicinarci di più alla parola di Dio, nutrirci di più della parola di Dio, come saremo molto più sereni e anche con tanta speranza. Perché della parola di Dio ci vengono cose belle, ci vengono buone notizie. Se noi invece lasciamo la parola di Dio tra i pensieri umani che abbiamo noi e la mentalità del mondo, sprofondiamo. Ecco. Allora, la preghiera è questa. Ci alziamo in piedi. La tua parola, o Padre, sia sempre più nella mia mente. Sulle mie labbra e nel mio cuore. La tua parola sia sempre più nella mia mente, sulle mie labbra e nel mio cuore. Amen. Adesso quelli che hanno la Bibbia vanno a prendere un passo che forse voi non avete mai letto, che si trova in un libro curioso che si intitola Coelet, che è una parola ebraica che significa colui che parla nell'assemblea, colui che predica. Coelet, vediamo se lo trovate. Dopo i Proverbi, in questa edizione nuova dovete andare a pagina 980. Coelet, dopo i Proverbi, prima del Cantico dei Cantici. Coelet, colui che parla, colui che predica. Nelle Bibbie vecchie si chiama Ecclesiaste. Ecclesiaste, dopo i Proverbi, andare al capitolo 4, versetto 9. Leggiamo anche dal versetto 7, perché è un discorso unitario. Avete trovato? Chi ha trovato legge con me. E tornai a considerare quest'altra vanità sotto il sole, il caso di chi è solo e non ha nessuno, né figlio né fratello, eppure non smette mai di faticare,
possiamo sedere, meditiamo questa parola che riguarda proprio in profondità la chiamata di Dio alla comunione. Siccome noi siamo a immagine della Trinità, che è una comunione di amore, abbiamo questa legge nel nostro cuore, nel nostro essere, di uscire da noi stessi e di vivere in comunione con gli altri. Ecco, questa preghiera di stasera viene anche dalla esperienza pastorale che ho fatto di incontrare veramente molte persone sole e dalla riflessione sulla nostra cultura che produce tante solitudini, Ecco, allora vogliamo pregare stasera perché il Signore ci aiuti a prendere coscienza di questo rischio della vita moderna, ma anche di questa grande chiamata che il Signore ci fa di vivere in comunione e di uscire dalla solitudine. Questo meditiamo nella prima posta del Rosario. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina della pace, prega per noi e per il mondo intero.
Spesso certe solitudini, quando vengono non solo da una forma di egoismo, ma dalla mancanza di vivere nella Chiesa in comunione con altri che hanno il dono della fede come me, questa è una cosa che a Dio non piace. E quindi dobbiamo lottare, lottare ciascuno nel proprio ambito, così come ci troviamo, per costruire relazioni profonde con quelle persone che Dio ci mette accanto nella vita, e anche andare verso una forma di vita cristiana più comunitaria, più fraterna. Ecco, preghiamo questo scopo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria. Speciale in cui chiederemo la sapienza, il dono della sapienza nell'opera educativa, perché tante volte veramente oggi è particolarmente difficile questo accompagnare i nostri figli. Questa bellissima preghiera è quella che è attribuita a Salomone quando lui è stato fatto re. Era molto giovane e fa questa bellissima preghiera. Si trova nella Bibbia, chi ha questa edizione ultima la trova a pagina 1015, e adesso un'altra Bibbia deve cercare il libro della sapienza. La sapienza si trova subito dopo il Cantico dei Cantici, c'è il Coele.